Gianmarco io lo conobbi agli inizi dell'anno 1980. Sarà stato marzo-aprile quando io presi la vice direzione generale di una piccola banca locale, la Banca Emiliana, e mi resi conto che occorreva fare delle attività nella predisposizione dei bilanci, piani finanziari. Mi guardai un po' in giro, poi qualcuno mi segnalò che la Arthur Andersen aveva un buon know-how e mi dissero il dottor Marco Rigorelli. Ci incontrammo e ci capimmo a prima vista. Lui mi aiutò a fare un percorso con cui realizzammo nel giro di qualche mese, quindi in tempi anche abbastanza rapidi, il rendiconto economico gestionale della banca e per le filiali, e fu un passo avanti notevole. Da lì cominciò una collaborazione che poi proseguì per tutto il periodo in cui, della sua vita, prima come Arthur Andersen e poi anche dopo, quando stava lasciando, aveva quasi lasciato praticamente. Con lui inventammo quasi delle cose nuove, cioè nel sistema non era normale che il controllo di gestione avesse la profondità e la qualità che oggi è quasi dappertutto. C'erano poche banche che conoscevano gli aspetti del come valutare l'azienda in corso d'opera, non alla fine dell'anno sui risultati finali. Con Marco facemmo parecchie riflessioni su come migliorare, quindi lui ha dato molto a me, ma poi dall'incontro e dalla dialettica mia con lui sono venuti fuori anche dei progetti che poi so che lui ha sviluppato anche altrove, con mia grande soddisfazione, perché significava che stavamo andando insieme nella direzione giusta. Fu un'amicizia che è partita dagli aspetti professionali, poi si è spostata molto sugli aspetti umani, personali, l'idea della famiglia, l'idea della società. Ecco, io ho sempre avuto l'idea, la convinzione che l'azienda è parte della comunità, però non avevo mai riflettuto su questi aspetti. Ecco, Marco era afferratissimo su questa spezza come l'azienda, entità che appartiene a una proprietà, ma è inserita in un ambiente. E con lui mi aiutò a fare delle riflessioni sull'attenzione non solo alla proprietà, ma alla società. Ecco, qui Marco era molto più avanti rispetto a me. E io ho utilizzato il suo modo di fare, il suo modo di dire, per crescere in questa dimensione che mi era connaturata, ma non me ne rendevo conto, e non mi rendevo conto del perché questa dimensione umana e sociale fosse così importante. Devo dire che qui ero ancora più preparato, cioè ci siamo trovati subito su una piattaforma condivisa, perché ecco, io ho sempre sostenuto che fosse compatibile l'attività professionale con il dedicare del tempo alla famiglia, anzi io ho sempre sostenuto, e qui Marco mi dà ragione, che secondo me se si crea questo equilibrio e si investe su questo equilibrio, alla fine il risultato sarà qualcosa di più della semplice somma. Ecco, io credo che sia possibile assolutamente, e ritengo di essere un esempio, come anche Marco è stato un esempio, del modo con cui si possono ottenere risultati nella vita professionale mantenendo un solido rapporto nell'ambito della vita familiare.